America è considerato un eroe, ma il suo contributo è stato dimenticato in fretta. Credo sia stato uno degli inventori più importanti della storia. Non lo ritenevamo pazzo, ma in molti pensavano che fosse pericoloso. Immaginava il mondo del futuro in modo molto diverso da come è oggi. Ma il XX secolo gli deve comunque molto. È lui ad aver trasformato la notte in giorno. È Nikola Tesla. Moltissimi degli aspetti della vita di oggi sono stati fortemente influenzati dal genio di Nikola Tesla. Per esempio, è la sua invenzione della corrente alternata a rendere possibili molte delle comodità di oggi. In pratica, è lui il responsabile dell'impostazione generale del nostro sistema elettrico in tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi anni di vita, la sua intelligenza, dalla quale sono scaturiti più di 100 brevetti, secondo alcuni, viene adombrata dalla follia. Venne considerato una sorta di scienziato pazzo, totalmente fuori controllo, e che avrebbe distrutto il mondo. Invece, egli voleva che l'umanità progredisse. È grazie a Tesla se oggi possiamo accendere la luce con un semplice clic. Eppure, è da quello stesso genio che sgorga la mania di salvare piccioni feriti, la repulsione per i gioielli o la convinzione di ricevere messaggi dallo spazio. I nostri successi e i nostri fallimenti sono tra loro inscindibili, proprio come la materia e l'energia. Se vengono separati, l'uomo muore. Nikola Tesla. Agli inizi del XX secolo, le invenzioni di Tesla appaiono a tutti davvero sorprendenti. Tuttavia, egli morirà nel 1943 in una piccola stanza d'albergo, nell'indigenza e nel discredito, dimenticato da quel mondo che egli stesso ha tanto contribuito a costruire. Stranamente però l'FBI raccoglie molte informazioni su di lui e quando muore i suoi documenti e le sue carte spariscono misteriosamente. Ne parlava spesso e diceva di essere molto preoccupato, spaventato e convinto che il governo gli avrebbe rubato i suoi progetti. Ma quali sono queste idee tanto potenti da minacciare la sicurezza nazionale? E sono frutto della follia o della genialità? Sono in molti a credere che Nikola Tesla fosse giunto a risultati concreti. Ora forse è giunto il momento di riconsiderare davvero il suo lavoro. Sappiamo per certo che Tesla lavora al concetto di trasmissione di energia senza fili a lunga distanza. È una visione decisamente azzardata, allora. Eppure ricorre spesso nei suoi progetti. Per capire la portata di una simile idea, basta fare riferimento a un'invenzione di incredibile potenza che lo scienziato brevetta nel 1891, a soli 35 anni. La bobina di Tesla. Era qualcosa di completamente diverso da tutto quanto fosse stato inventato fino ad allora. Per averne un'idea, basta pensare a una pompa gigante. Eccone un esemplare di oggi. Per farla funzionare, siamo collegati a una normale presa di corrente. Ma guardate che potenza! Una bobina di Tesla è in grado di elevare la potenza di una presa a muro da 120 volt a più di 500.000 volt. Per avere un'idea, immaginiamo il flusso di elettricità attraverso i cavi come fosse un flusso di acqua che scorre all'interno di un tubo. Il voltaggio può essere paragonato alla pressione dell'acqua. Se all'estremità del tubo si annette un erogatore, la pressione dell'acqua viene incredibilmente aumentata, mentre l'afflusso diminuisce. La bobina di Tesla lavora in modo simile. La corrente a basso voltaggio passa attraverso una spirale principale e poi viene trasferita a un'altra, secondaria e più lunga, che proprio come un erogatore riduce la corrente ma eleva il voltaggio.
Perché il getto possa arrivare a grande distanza, un pompiere deve collegare la bocchetta a un idrante antincendio. La bobina di Tesla funziona nello stesso modo. Usando un'enorme bobina, Tesla ritiene di poter pompare e riempire di energia elettrica l'atmosfera. Secondo lui, la Terra può essere utilizzata come un naturale conduttore di elettricità, che permetterebbe di diffondere corrente in tutto il mondo. In pratica, il nostro pianeta non sarebbe altro che una gigantesca spina. Per dimostrare questa teoria davvero originale, nel 1893 Tesla lascia la propria casa di New York per cominciare i suoi esperimenti nelle lontane distese del Colorado. Secondo lui, era possibile individuare quella specifica frequenza che avrebbe colpito la Terra come fosse un martello. Credeva cioè che la Terra potesse entrare in risonanza elettrica proprio come una campana risuona grazie al suo battaglio. Tesla costruisce così il suo laboratorio, con accanto una torre alta ben 25 metri. All'interno di questa struttura c'è un'enorme bobina. La costruzione di questo laboratorio, con dentro un tale incredibile arco voltaico, sconvolse gli abitanti del Colorado, che lo interpretarono come una sfida all'operato di Dio. Catturando l'elettricità naturale presente sul territorio e immettendola nel sistema elettrico locale, la bobina di Tesla produce 12 milioni di volts e gli dimostra così la fondatezza della sua teoria, la possibilità di trasferire l'elettricità senza fili. Quando la macchina viene accesa, l'intero laboratorio si riempie di elettricità ad alto voltaggio e ora ve lo dimostro. L'energia elettrica emessa dalla bobina di Tesla non è nociva per gli esseri umani, proprio come accade per le normali onde radio. Molto semplicemente, l'elettricità, attraversando l'aria, arriva fino alla lampadina e la accende. Questo è il succo dell'idea di Tesla. Voleva che l'energia potesse circolare liberamente e chiunque potesse captarla. Per Tesla, l'esperimento in Colorado è un successo. Egli dimostra che l'elettricità può essere trasmessa e anche una lampadina distante oltre un chilometro dalla fonte si accende. Tuttavia, parallelamente a questi riscontri scientifici, lo scienziato comincia anche ad affermare di ricevere messaggi dallo spazio. Quando ritornò a New York e si diffuse la notizia del suo dialogo diretto con Marte, indubbiamente si fece un sacco di pubblicità. Ma ciò che è veramente interessante è che queste sue comunicazioni si basavano esattamente sugli stessi metodi che vengono usati ancora oggi. Allora molti credevano fosse pazzo. In verità era solo in anticipo sui tempi. In ogni caso, dando dimostrazione che l'energia può essere trasmessa senza fili, Tesla sa di aver infranto una frontiera. Ora non gli serve altro che trovare i fondi per costruire una bobina ancora più grande. Tesla torna sulla East Coast, nella zona di Long Island. Oggi a Shoreham c'è un cartello che segna i confini di una zona ormai abbandonata. Ma è proprio qui, in un luogo che egli stesso chiama Wardenclyffe, che nel 1901 lo scienziato comincia i suoi esperimenti e costruisce la propria base per le trasmissioni senza fili. In pratica si tratta di una centrale elettrica e di un laboratorio. Accanto c'è un'enorme torre di 56 metri. L'energia della centrale viene inviata alla gigante bobina posta all'interno della torre. Sotto la torre, invece, ci sono lunghi pilastri che sprofondano nel terreno per 36 metri e che, secondo Tesla, avrebbero dovuto trasmettere l'elettricità nel sottosuolo. È il primo impianto di una serie che avrebbe poi dovuto essere costruita su tutto il pianeta. La grande quantità di energia necessaria sarebbe stata prodotta da un sistema idroelettrico. Molti lo ritenevano pazzo e non si rendevano conto che il suo sguardo era già rivolto al futuro. Poteva concepire cose precluse a tutti. Ma anche gli utopisti devono fare i conti con il denaro. Per convincere l'industriale J.P. Morgan a investire $150.000 e costruire Wardenclyffe,
Tesla sostiene di poter trasmettere a distanza, via radio e in tutto il mondo, musica, notizie, messaggi e perfino immagini. Ecco le fondamenta originali della torre di Tesla. Come vedete è un ottaedro e questo spazio davanti a me era un'enorme voragine che sprofondava nel terreno per oltre 35 metri, con una scalinata spirale costruita tutt'intorno. La torre si elevava poi per 56 metri verso il cielo ed era sostenuta da grandi pali come questo spezzone, posti lungo tutto il perimetro delle fondamenta. Era incombente, sovrastava tutta la zona. Era davvero una costruzione enorme e molto impressionante.